In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo Pieno di 42 meriti, su tuttavia Arturo. poeticamente l'uomo abita questa terra, dice Hölderlin. Marramao dice che la presa esistenziale è prima simbolica e poi politica, ma le metafore mentono, dice lei. Non potendo generare Che figli, domande gli uomini. difficili. Partiamo dall'ultima allora, poi diciamo il lavoro che svolgo, cioè la metafora della creatività e Cioè, della tutta la procreazione creatività. occidentale dice molto chiaramente, molto crudamente, fino ad autori a noi contemporanei, famosi e illustri, che questo fatto della possibilità di procreare creature di carne fa sì che noi da questo siamo appagate. Sia che le creature le abbiamo, sia che non le abbiamo, insomma abbiamo questa capacità. Allora questa capacità fa sì che non solo che ne siamo appagate, ma non abbiamo bisogno di null'altro e non dobbiamo occuparci di null'altro. Quindi il mondo della scienza, dell'intelletto, della creazione mentale ci è precluso. Questo lo dice Platone con grandissima chiarezza e grandissima prosopopea. Dopodiché questo è solo uno dei tanti punti Certo, che io ho l'esempio Platone. guardato, il sistema, sì, l'atomo è come un sistema solare, che poi è stato tutto ovviamente ridimensionato, eccetera. Quindi si arriva a definire l'atomo, che era quello che ci interessava, e si butta via il sistema solare. Se invece teniamo dentro la metafora, l'analogia, la conserviamo dentro, si Le trovano ricerche dei hanno risultati. rivelato 200 miliardi di sole nella Via Lattea e forse 100 miliardi di galassie nell'universo, che forse è una matrice di universi. Mentre nella piccola Terra si fanno guerre per ampliare i domini, le unità sociali, come descrive Bertrand Russell in Autorità Individuo, il mondo scientifico è sempre internazionale, tra passato e futuro. Cos'è il paradosso di Andromeda e quale contributo offre alla società e Ma in al suo realtà lavoro? poi, insomma, Einstein ci ha fatto vedere come stavano le cose, ma le abbiamo poi messe alla prova e abbiamo fatto un'infinità di esperimenti e di osservazioni che mostrano che in effetti è proprio così. Cioè, per quanto possa sembrare lontano dal senso comune, il tempo dipende, per esempio, dallo stato di moto dell'osservatore. Quindi, se due osservatori si muovono a velocità relative uno rispetto all'altro, misurano tempi diversi, se fanno percorsi diversi nello spazio misureranno tempi diversi, se sono vicini o meno, più o meno vicini a una massa misurano tempi diversi, insomma, Quindi estrema c'è malleabilità questa. del tempo che ovviamente non fa quello che gli pare, non fa completamente quello che gli pare, è tutto, diciamo, in qualche modo regolato da leggi matematiche, ma insomma è sicuramente una visione più complicata di quella che abbiamo nell'esperienza comune. Questa cosa, tra le altre implicazioni che ha anche il fatto che il mio passato e il mio futuro sono diversi dal passato e il Una futuro di un distinzione altro osservata osservatore, tra cioè passato io e futuro, futuro. quindi anche questa cosa che il passato è congelato una volta per tutte, mentre il futuro è ancora indefinito, nella teoria della relatività perde validità, nel senso che in realtà dobbiamo trattarli esattamente nello stesso modo, e quindi un'implicazione proprio radicale della teoria della relatività, che appunto è per molti versi sconcertante, una delle tante implicazioni sconcertanti della relatività, è che anche il futuro in qualche modo è già tutto contenuto come se fosse un blocco già fissato, proprio come noi abbiamo la sensazione che il passato sia dato una volta per tutte. Siccome non c'è una distinzione assoluta tra passato e futuro, dobbiamo estendere questa visione anche al futuro. Il paradosso di Andromeda nasce dal fatto che si immagina, e questo lo ha immaginato, lo ha formulato in questa maniera per la prima volta il fisico Roger Penrose, si immagina che nella galassia di Andromeda ci Bellissimo, siano ma dei. certo. Cara Maria Antonietta, Prego. permettomi, visto Certo, che lui ha certo. parlato del paradosso di Andromeda, io posso Certo. permettermi di parlare del paradosso di Arianna? Non lo so Il se si andrà a paradosso di vivere sulla Arianna non. Luna, io non ci andrò di certo e non ho nessun interesse a farlo, francamente penso che nessuna persona sana di mente abbia grande voglia di andare a vivere sulla Luna o su Marte, perché insomma sono posti assolutamente inospitali. È possibile che qualcuno ci vada, debba andarci per motivi di
di ricerca per periodi temporanei, come si va in Antartide o come si va, insomma, poi noi, come sicuramente noi esseri umani, alcuni di noi quantomeno hanno questa propensione al viaggio, all'esplorazione, ma non credo che quindi. sia una prospettiva per l'umanità nel suo complesso. Non penso che l'umanità abbia voglia né esigenze né diciamo ragioni per abbandonare il pianeta che abbiamo, che è l'unico che abbiamo. In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.